Un interessante focus sul brigantaggio post-unitario ha trovato spazio nel nutrito programma del Festival delle 100 Masserie di Crispiano, organizzato dal Comune con partner di rilievo, tra cui la Regione Puglia. A parlarne il giornalista e scrittore Pino Aprile. Nelle serate conclusive, briganti arrivati da tutta l'Italia per una sfilata che è partita dalla chiesa di Santa Maria Goretti fino alla piazza centrale Madonna della Neve, dove c'è stato il concerto dei Rena Nera, musica etnica del Sud Italia. Che significato ha oggi parlare di brigantaggio e che obiettivo può porsi? È una riappropriazione di radici, di se stessi, di dignità, di verità storica. Si passa dalla vergogna dei briganti a cui vinti, gli sconfitti della nostra storia, sono stati obbligati ed educati con una narrazione assolutamente falsa, perché fra i briganti ci sono delinquenti, contadini che volevano vendetta, lealisti e grandi patrioti. Lei è uno dei giornalisti italiani, oltretutto, che ha passato un po' della sua vita a Taranto, che più ha scritto del Sud Italia, ma questo mezzogiorno si ghettizza o viene ghettizzato? No, intanto è ghettizzato perché l'unità d'Italia era la civiltà industriale che si imponeva a spese di quella agricola. Una parte della popolazione del territorio che andavano saccheggiati di tutte le loro risorse, impoverite perché quelle popolazioni fossero carne da macello nelle fabbriche della parte del paese in cui con i soldi sottratti agli altri si facevano le fabbriche. E la questione meridionale, ancora oggi è così.